Bene amici, benvenuti in un nuovissimo video. Oggi voglio fare non tanto un video tecnico tutorial dove vi mostro, ma voglio farvi una chiacchierata con voi per darvi alcuni consigli. Come avrete letto dal video, dal titolo del video e dalla copertina, oggi parliamo di come si fa a creare un canale YouTube e come farlo crescere in maniera sana, buona e in fretta. Ma prima di tutto vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per le notifiche, mettere un bel like, commentate che mi aiutate a salire con l'algoritmo di YouTube e quindi a guadagnare un pochino di più di soldini e a portare i contenuti sempre migliori sul canale. Ma acquistate anche il mio libro 2023 avvia il tuo business online, vi aiuto a iniziare a fare business online senza competenze, un ottimo vademecum, link in descrizione nei commenti. Ma partiamo con la sigla e poi con il video. Eccoci qua, allora, non è un video tecnico, quindi non vedremo tutorial, finestre, come fare, come non fare. Qua è un video dove voglio aprire la mente. Allora, siete interessati ad avviare e aprirvi un canale YouTube? Ok, io vi do alcuni consigli. Non sono il mago dei consigli su come aprire un canale YouTube. Anch'io mi posso definire agli inizi, ma è già più di 2 anni che bazzico su YouTube e qualcosina, sinceramente, sento di potervela dire. Anzitutto, decidete che nome dare al canale, quindi se volete dare il vostro nome, un nomignolo, oppure su un argomento preciso, quindi il nome dell'argomento di cui volete parlare nei vostri video. Che ne so, se volete fare un canale di ricette, le ricette di e mettete il vostro nome, per dire. Poi, una cosa importantissima che assolutamente dovete fare, cosa che io non ho fatto, ma perché io parlo sia di intrattenimento che di finanza personale, che di come guadagnare online, insomma parlo di tecnologia, parlo di un po' di tante cose, forse di troppe, altrimenti sicuramente sarei cresciuto molto più velocemente, e trovatevi una nicchia specifica. All'inizio potrebbe essere un po' più difficile crescere, ma vedrete che poi dopo pochi mesi sicuramente il vostro canale decollerà di più che non se parlate di tante cose. Sceglietevi una nicchia, tipo volete parlare di sport? Parlate di sport. Volete parlare di sport ma di calcio? Parlate di calcio. Volete parlare di criptovalute? Parlate di criptovalute. Quindi sceglietevi una nicchia. Volete parlare di ricette oppure di dolci oppure di solo di come si fanno le torte o di come si fanno le pizze? Lo potete fare. Più andate sulla nicchia, più è facile attirare l'attenzione su un determinato pubblico e far crescere il vostro canale in maniera corretta. Ovviamente poi nella parte di branding del vostro canale dovete, nelle impostazioni dovrete configurare il banner in alto, tra l'altro potete fare tutto con Canva tranquillamente, trovate nel mio canale, andate a cercarli. Ci sono un sacco di video tutorial dove vi spiego come utilizzare Canva, ho fatto anche una serie di puntate dove spiego come costruire un logo, come costruire il biglietto da visita, il sito e quant'altro. Sicuramente tornerà comodo che vi facciate anche un sito internet da indicare sul vostro canale YouTube o un blog, perché comunque vi aiuta a crescere perché tramite il blog vi indicizzate su Google col vostro articolo e mettete magari anche il link al vostro video dove si vede l'anteprima e quindi la gente legge l'articolo sull'argomento di cui state parlando, vede il video e se lo va a vedere magari si iscrive al vostro canale. Questa è una cosa utilissima. Poi pubblicate e preparatevi un calendario editoriale. Cioè usate o il blocco note o Notion o Trello, usate quello che volete, anche il calendario di Google, preparatevi un piano editoriale dei video che volete pubblicare e prefissatevi, cosa che io non sto più facendo perché sono fino qua preso di lavoro, ma prometto che prima o poi mi regolarizzerò sull'uscita dei miei video, dovete andare a calendarizzare per i vostri follower che andrete ad acquisire delle pubblicazioni costanti, quindi decidete ogni quanto pubblicare e pubblicate sempre in quei giorni. Cioè se voi decidete di pubblicare una volta al mese, ogni 15 del mese, pubblicate ogni 15 del mese. Se voi decidete di pubblicare 3 video alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, e anche all'orario,
e scegliete bene l'orario, perché secondo me, da quello che ho potuto vedere, l'orario in cui pubblicate fa parecchio. C'è chi pubblica alle 13, alle 12.30, c'è chi la domenica mattina pubblica alle 9. Guardate, fate un po' di test e quindi decidete i giorni e l'orario fisso di pubblicazione, in modo che i vostri follower sapranno che tale giorno, tale ora, o in tali giorni, in tale ora della settimana, escono i vostri video. Questo vi porta più pubblico a guardare i video e diciamo riesce a dare più spunto a Google e a YouTube a spingere maggiormente il vostro video, quindi a crescere il vostro, fa crescere il vostro canale, perché acquisite più iscritti, perché siete più visibili. Allora, una cosa per farvi crescere velocemente su YouTube, e qua ci sono dei pareri contrastanti. Allora, sento parlare anche da youtuber famosi che i tag, se voi andate a vedere quando voi caricate un video, c'è la sezione in fondo che è i tag, quindi le parole, frasi chiave, non contano, che non servono a niente. Potrei anche essere d'accordo, ma secondo me impostare una SEO corretta dei vostri video, soprattutto agli inizi, vi aiuta tantissimo, perché youtuber che hanno 100.000 iscritti e ti dicono non serve mettere i tag, non serve a niente, fai presto a parlare. Forse lo dici perché hai 100.000 follower e la gente ti guarda, anche se non metti un tag. Quindi se la tua SEO del tuo canale YouTube, che è quindi come se sei ottimizzato per i motori di ricerca, fa schifo, comunque la gente ti vede perché c'hai 100.000 follower. Ma il povero Cristo che parte, che ha 0 follower, si deve un attimino strutturare in modo che esca. Sì, condivide su WhatsApp e Facebook il video, qualche amico se lo va a vedere, ma dovrà farsi trovare dai motori di ricerca. Quindi io vi consiglio, usate i tag, e trovate nel mio canale un video dove vi parlo di TubeBuddy. Vi consiglio, tra l'altro, la versione pro a pagamento, costa pochi euro, ma vi aiuta tantissimo a trovare le parole chiave da mettere nei tag, a creare un titolo e una descrizione a livello SEO, quindi Search Engine Organization, Optimization, quindi ottimizzazione per i motori di ricerca, in modo che avrete strutturalmente il vostro video creato con un titolo, una descrizione, dei tag che sono ottimali per essere indicizzati su Google, e vi dà proprio una percentuale, cioè vi dice se il vostro video a livello SEO è ottimizzato dallo 0% al 100%. Cercate di arrivare il più possibile vicini al 100%, se non sempre al 100%. E secondo me questa cosa influisce. Poi certo che l'algoritmo di YouTube, va a capirlo, è un po' strano. Nel senso che sicuramente non agevola, cioè anche se parli di un argomento interessante, mi è capitato personalmente vedere dei video che non andavano, ai video stupidi invece che andavano. Vai a capirlo, ma voi continuate con i tag e le parole chiave e ottimizzate la SEO del vostro video. Pigliate spunto anche da video concorrenti, tra l'altro TubeBuddy fornisce tutte queste opzioni per aiutarvi a creare tutto perfettamente. Poi, una cosa importante sul vostro canale, pubblicate gli shorts, quindi video brevi da 15 secondi fino a 60 secondi. Tra l'altro adesso è uscita questa modifica che permette anche di inserire prima le canzoni, la musica che mettevi di sottofondo, dopo 15 secondi si stoppava se facevi l'editing direttamente dalla YouTube. Adesso fino a 60 secondi va ottimo, si riesce a fare qualcosa di un po' più carino. Altrimenti tramite, che ne so, l'app InShot, per dire, potete creare degli ottimi video, o ancora meglio CapCut, che permette anche di mettere i sottotitoli in tempo reale, quindi quando vedete quegli shorts, no? Quindi quei video verticali brevi dove si vede il parlato, perché il testo, diciamo, dei sottotitoli in bello in grosso, perché spesso la gente li guarda in silenzioso, e credetemi, mettere i sottotitoli sugli shorts belli grossi in tempo reale vi fanno spingere da morire i video brevi da YouTube, quindi usateli. E gli shorts vi possono portare anche 100.000 visualizzazioni anche su un canale appena nato, e avere anche un tot di visualizzazioni. Tra l'altro, ora mi apro la scheda e vi dico per l'esattezza come potete monetizzare tramite gli shorts, perché non me lo ricordo, anche perché
Io non punto alla monetizzazione con gli shorts, ma punto alla monetizzazione con i miei video lunghi. Allora, nello specifico, eccolo qua. Ok, allora abbiamo qua la scheda guadagna di Google, di YouTube, scusate, che la sto guardando direttamente al PC, impostazione. Oh, allora, beh, intanto vi ricordo che per poter cominciare a guadagnare con YouTube, fare la richiesta, dovete avere 1000 iscritti sul canale e 4000 ore di visualizzazione. Lo sapete che fare 4000 ore di visualizzazione è veramente un casino all'inizio. È più facile fare i 1000 iscritti che non le 4000 ore di visualizzazione. E poi, se invece di usare questa cosa qua, volete puntare agli shorts, dovete fare 10 milioni di visualizzazioni di shorts, che è un risultato apocalittico. Però magari dei video vostri vanno virali, siete più bravi di me e riuscite a monetizzare. Perché comunque guadagnare non è male, no? Con YouTube. Quindi tutte queste cose vi possono aiutare. Quindi, chiusa parentesi, per fare un riassunto un attimino di quello che ci siamo detti, avere un canale YouTube, come? Trovarvi una nicchia, trovarvi un nome, usare la SEO, quindi l'ottimizzazione per i motori di ricerca, magari con un tool tipo TubeBuddy, o documentatevi comunque su Google su come fare, o chiedete al sottoscritto che vi possa aiutare, e createvi un blog nel quale fate puntare anche i vostri video, e fate gli shorts, ottimizzate tutte le descrizioni, i titoli, parlate di un argomento di nicchia, fate un bel editing del video, cercate di avere anche un audio il più possibile pulito e un'immagine il più possibile buona. Io riprendo con un iPhone 13 Pro, però tra l'altro adesso con la modalità cinema, come vedete lo sfondo sfocato dietro. Fate un bel editing, che l'audio si senta bello chiaro, e mettete sempre tutti i riferimenti di quello che state parlando nella descrizione del video, e consiglio mio, mettete anche un commento fissato in alto nella descrizione dove ripetete le cose, in modo che si indicizza anche bene. Vedrete che parlando con una nicchia di settore di quello che vi piace, arriveranno i follower, arriveranno. Non è che crescete nel giro di 5 mesi, poi ci sono qualche fenomeno, cioè che spopola, diventa virale in pochissimo, ma non è per tutti così. Personalmente per me non è stato così, quindi... E vedrete che potrete creare un canale YouTube di successo che vi permetterà di guadagnare, di divertirvi, fare ciò che vi piace e creare una community che, e quindi permettervi di diventare dei veri e propri influencer. E io vi ringrazio come sempre di aver guardato questo video e tutti i miei video, grazie veramente di tutto il supporto che mi state dando. Vi ricordo ancora una volta di acquistare il mio ultimo libro che è uscito nel 2023, Avvio il tuo business online, dove vi do dei consigli, quindi un guademecum per iniziare a fare business online anche senza competenze. E infine vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per notifiche, mettere un bel like e commentate, che mi aiutate a salire con l'algoritmo di YouTube a guadagnare un po' più di soldoni enormi, così posso portarvi contenuti sempre migliori sul canale. Io vi ringrazio di cuore tutto il supporto e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!